Già prima che ci conoscessimo, io e mio marito, pur non avendo mai assunto l'impegno come educatori, partecipavamo ad attività delle nostre parrocchie e di associazioni di volontariato. La dimensione religiosa ha sempre avuto un ruolo importante per la nostra crescita personale e comune e ha contribuito a trasformare la coppia in una nuova famiglia. Dopo essere diventati mamma e papà, abbiamo accompagnato i figli alla fede cristiana, ritenendo fondamentale mostrare loro coerenza tra quanto proponevamo e come ci comportavamo. Successivamente, il catechismo, seguito per prepararsi a ricevere i sacramenti, è stato per loro l'occasione di iniziare una partecipazione attiva alla vita della parrocchia e dell'oratorio, dove chi li stava accogliendo testimoniava l'amore di Cristo con il sorriso e l'affetto. Il cammino cristiano dei nostri figli è stato accompagnato da diversi sacerdoti ed educatori che hanno saputo dare un contributo essenziale alla loro formazione, così come a quella di noi genitori, facendoci riscoprire la nostra fede e il nostro ruolo di testimoni del Vangelo. Di tutto ciò gliene siamo grati di cuore. Crescendo, i due ragazzi hanno deciso di impegnarsi in modo diverso. Una come volontaria in oratorio, l'altro nel servizio all'altare come chierichetto e in seguito cerimoniere. Come genitori ci siamo sempre sentiti i primi responsabili della trasmissione della fede ai figli, ma abbiamo cercato di insegnargli che l'esperienza dell'amore di Cristo su di loro sarà piena e gli sarà possibile apprezzare la bellezza della vita secondo il Vangelo se, oltre a momenti di preghiera e riflessione, sapranno confrontarsi ed aiutare gli altri, senza dimenticare che la prima comunità in cui possono dare il loro contributo è la famiglia. Nel tempo noi li abbiamo sostenuti ed abbiamo aderito in prima persona ad alcune iniziative che li vedevano coinvolti. Per altro verso, abbiamo cercato di rispettare il più possibile le loro scelte, le necessità e i vincoli che ne conseguivano. Sul finire dell'adolescenza, la realtà dell'oratorio in cui siamo inseriti e in cui crediamo molto ci ha messi di fronte ad un problema che non avevamo considerato. L'accettazione di un impegno spesso generava, da parte degli educatori, una nuova richiesta di adesione ad un'altra iniziativa e le proposte diventavano sempre più insistenti ed esclusive. I ragazzi si trovavano spesso a dover scegliere tra delle esperienze personali o familiari e quelle proposte dall'oratorio, sentendosi in tensione nel dover fare una scelta tra due realtà che improvvisamente entravano in conflitto. Per questo, Eminenza, come mamma le chiedo, due genitori che intendono educare i figli a valori cristiani aperti al mondo, come possono comportarsi se gli educatori presenti in oratorio richiedono un impegno sempre maggiore ed esclusivo? Grazie. Grazie.